Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, zucchine, peperone, melanzana, uova, olio evo, pasta brisè, panna da cucina, scamorza, parmigiano grattugiato, prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i peperoni le zucchine le melanzane il pepe e il sale. E cuocere con il cestello al posto del misurino per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, rimuovere il liquido di cottura. Abbiamo bucherellato la pasta brisè con i rebbi di una forchetta. Adesso versiamo le verdure. E livellare bene. Mettere la scamorza. Mettere nel boccale la panna, il prezzemolo, le uova, la noce moscata e il sale. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Versare il composto sulla torta. Spolverizzare con il parmigiano. Chiudere i bordi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti. La torta salata è cotta, lasciare intiepidire, impiattare e servire. Torta salata con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!